Sequenza 4, ricordo 2. Il re è morto. Rua de Thun si nasconde nelle fogne sotto la corte dei miracoli. Provalo e uccidilo. Volentieri, detto fatto. Ah, anche qui ci sono molteplici possibilità. Sicuramente ci sarà una un'uccisione speciale da poter fare. Mi domando quale potrebbe essere. Quanto è brutto. Quindi non ci sono uccisioni speciali. Ok, dobbiamo sabotare delle cose. Torna qui, stronzo! Quelle parole però non le dici in video, La prossima volta avvisami che ti censuro. Non ci posso credere, ma... Vi odio però, No, erano lontani. Confermate voi che erano lontani, Apritelo, io tanto lo chiudo. Passo e chiudo. Da dove? Sì, certo, da così lontano. Ma vabbè, poi me lo racconti. Sti due tizi mi hanno visto. Non mi sembra mi abbiano visto, vabbè. Mi dà tanto di stupidaggine, come dire. E mi limito. Che cieco il bambino, Complimenti. Chi ti ha dato sto lavoro, Topo Gigio? Comunque, sabotiamo. Mi manca un'uccisione in volo. Oh, così i ratti. Oh, per la miseria. Ti due tizi maledetti. Renditi conto. Sì, non è il momento. Spider-Man non può agire. Ecco l'opportunità per far fuori uno in volo, perché purtroppo non ho la possibilità di uccidere due. Vedo nuovi progetti speciali di sua grazia alle strade. Ho raccattato sia no un denier sta settimana. Come posso combattere con amputati tripli e feriti di guerra? Per non darsi il finito, dovrei raccontare dei tuoi atti eroici a gruppo. Ma porca va! E poi uno lo dice. E uno lo dice per forza. Vabbè, va. Mamma mia, oggi è lento Arnaud, Ve lo dico, oggi è lento. Quindi aspettatevi tante belle cose. In particolare tante belle carte. Ecco. E uno poi lo dice. Sì, vabbè, qui alziamo il livello delle parolacce, non lo so io. Piano piano a offendere. Cani e gatti. M'hanno leggermente rotto, con tutte ste frasi da mascalzoni. Leggermente, non troppo, leggermente. Ma vai al diavolo te! Non mi temini, coglione! Oh! Piacere! Già tanto che qui si deve far così! Oh! Oh! Mascalzoni! Oh, che bello. Oh, mi serviva proprio. Avete rotto, Il basso che non mandate a quel paese me, che se no faccio un sedere tanto. Ok. E un altro obiettivo è stato fatto. Questo li affumicherà. Sì, di parecchio, ma quello lì che si è avvicinato, che cacchio voleva? Era segnato con un punto verde, questo qui coi baffi. Alla fine una bella carneficina l'abbiamo fatta, punto e basta. E se non meritavano. Perla miseria, mamma mia. Vamos, ti aiuto io. Oh, piano! No! Non voglio vedere nessuno morire, a parte i nemici. Assistenza dei mendicanti disponibile. Grande! Io voglio quello!
Io voglio quell'altro. Ma che stanno a dire questi? Sembra non essercene altri. Quindi facciamo così e così. Ora qui sicuramente c'è gente. Vuoi che venga lì a romperti il culo, pezzo di merda? Se vieni, te lo rompo io. Quindi è diverso il fatto. Porca miseria. Dai, dai. Capita questi mascalzoni. Ma questo è livello 2. E ti pareva. Cosa è successo? Mamma mia, ci abbiamo messo un po' per arrivare. Ma con la nostra katana. Ci fa sentire la potenza del Giappone. Io sto andando senza visualizzare. Porca miseria, mi sono attaccato addosso, vi giuro. No, vabbè, sono brutte le fogne perché ci sono questi che ti spaventano. Altro che... Oh, questi sono i fantasmi, anche i fantasmi non esistono. L'uomo stesso è un fantasma. Io ci avrò lo spavento facile, però... Oh, mi hanno dato una tazza, una spazzola. E mi faccio di tutte queste cose, eh? Non lo so, facciamo come prima. Così. E così. Ma... Non l'avevo ammazzato. E io... Cioè, ho sprecato veramente... No, non lo so. A cosa ha sparato? Cioè, scusa, io... C'era un bersaglio, avrebbe dovuto sparare... Vabbè, va, che ve lo dica qua. Già il fatto che non avevo sentito nessuna reazione, nessun verso di dolore, mi aveva fatto sembrare parecchio strano. Ecco, e io lo sapevo. Sono bellissime le mosse che fa con la katana. Non è solo il fatto che è potente la katana, è anche il fatto che comunque fa delle mosse bellissime. La utilizza in modo magistrale. Cioccolata! E la diamo ai bambini. Per tanto di scala, giustamente, noi... Siamo andati dalla parte più difficile, eh? Vabbè, meglio tardi che mai. Arno. Padrone! Ho saputo da fonte sicura che c'è un assassino qui e che voi siete il suo bersaglio. A quelli lì non gli frega niente. Cresciuto. Ora è una serpe. Diavolo, era solo questione di tempo, lo sapevo. Ma così è troppo presto. Oh, sì, padrone. Questi assassini sono ben informati. Ma noi siamo in vantaggio adesso, oppure no? Chiama le guardie e dai la caccia a questo assassino. Voglio la sua testa. Sì, certo, perché gli assassini sono ben informati. Ma padrone, non posso dire che non sia così, perché è così. Però te la stai tirando un po' troppo, perché in realtà Arnaud te l'ha detto. Uè, vedi che io verrò ad ammazzare il Ruadetun, quindi... Comunque, se c'è una cosa che devo fare è assolutamente disattivare i sottotitoli. Perché, devo dire la verità, ho imparato che in realtà i sottotitoli distolgono un po' l'attenzione e disturbano. Quindi sarebbe il caso... Cambia la lingua dei sottotitoli, vi rendete conto? Anche se sarebbe bellissimo se almeno i sottotitoli li mettessi in inglese. Però comunque darebbero fastidio. Codardo uva di sorda. Comunque è complicato, non ci sto capendo niente. Noi dobbiamo arrivare qui. Per arrivare qui... O prendiamo la via. No, vabbè, devo fare il giro da qui... Da questa parte qui. Sicuramente devo scendere da qui. Beh, certo, di spalle. Oh, addio. Esci, codardo. Si trova qui. Che pena. Detto bene. Mamma mia, ci ho messo mezz'ora. Andiamo. Così possiamo fare le uccisioni dall'alto. E però... Wow! Che sta facendo? Porca miseria! L'ultimo uomo di Belier mi ha portato un dono.
è? Questo non è scalzone! Molto furbo l'assassino! Ma che molto furbo l'assassino? Molto furbo! E buonanotte, Arno! Dovresti salire però, eh! Vabbè, ciao Arno! E ciao Arno! E ciao! Non si muove più, raga! Non si muoveva più, vi giuro! Non si muoveva più! L'avevo visto seduto sul trono. Chiamalo trono poi, vabbè. Io l'avevo visto seduto lì. Quando invece si trovò dall'altra parte, ma sul serio? Cioè, proprio a dire, abbiamo fregato la grande. Quindi scusa, io a chi l'avrei fatta l'uccisione speciale? Hai capito? È un manichino! Sto figlio di buona madre, poi dici che lo devi chiamare così. Amore ammazzato, dai. Che cacchio sta a fare? Va, va, va! Vai! Mamma mia, primo colpo! Ma sicuramente era lui. Ah, baccala! Mortecci tua! Butta giù il fucile! I miei sudditi hanno occhio ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quali informazioni può darci il re delle furie? Intrighi fra ratti. Puoi andare. Intrighi fra ratti? Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re. Siver, vieni via. È fatta. Della Serra è morto. Gran maestro. Bravo. Ma fu così, va, quel paese. Sto disgraziato. Che c'aveva scritto qui? La libertà o la morte? Ma la morte è sicuro per te. Fuggi, fuggi via. Rendetevi conto. Cosa è passato? Dove mia? Gioca la vita, doca. Ciao. Qualcuno mi sa dire dove devo andare, perché non ci sto capendo nulla. Vai! Come possiamo? Vai, mi. C'è nulla. Ah, è vero, perché me l'ho dimenticato delle cose che aveva sabotato. Che deficiente. È ovvio che c'è tutto questo fumo. Che deficiente. Oh, aria di libertà, aria pura. C'è anche una gallina. Cosa vuoi di più? Che posto di classes. Ah, giusto in tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno. Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un roi de fou. Dal momento che il posto era libero, eccomi qui. E con che velocità? Il corpo è ancora caldo. Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo, da quando sei arrivato alla corte dei miracoli. Mi hai usato. Hai ucciso il re, quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora? Giustizia è fatta, hai vendicato i morti, ti sei placato in mezzo al marcio. Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Oh, cospirazione, intrigo, la trama si infittisce. Qualche pervertito è un fete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane.
eppure così serio. Bene, buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora il metallo così. Una lama come questa ha ucciso Della Serra. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento, non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Troverai la sua bottega vicino all'esame. Grazie. Buona fortuna. Vabbè, con quanta nonchalance lo dice proprio, vabbè. Ci ha usati, non solo per liberare una cosa, perché comunque lui faceva il mascalzone, insomma, lo ha detto, non era proprio una bella persona, come si suol dire, ma anche per diventare re. Ma va.